Si è svolto questa mattina nel complesso di Santa Maria la Nova il convegno Quando il gioco si fa serio, organizzato dagli assessorati al welfare e al lavoro del Comune di Napoli in collaborazione con i CSV, Centro Servizi Volontariato, e il Coordinamento Nazionale delle Comunità Accoglienza della Campania, con lo scopo di avviare processi partecipativi per coinvolgere e sensibilizzare sulle ricadute del gioco d'azzardo. È importante collaborare con l'amministrazione anche su queste tematiche, sulle tematiche del gioco d'azzardo. Lo scopo di questo evento è proprio quello di mettere insieme tutti i soggetti. Non abbiamo certo l'obiettivo di risolvere problemi quest'oggi, ma sicuramente di stimolare un dibattito affinché tutti i vari soggetti si mettano insieme e affrontano in una maniera multi-stakeholder quelli che sono le problematiche della cittadinanza e della collettività per un benessere complessivo. Intanto bisogna conoscerla, bisogna parlarne e creare le condizioni perché le persone ne parlino, le persone che vivono queste situazioni estremamente problematiche che nascono da tante forme di disagio. La ludopatia, in quanto appunto patologia, nasce da tante questioni, che sono questioni culturali, sociali, di solitudine, di isolamento, ma è forse anche più insidiosa delle altre forme. Rispetto alle altre forme di dipendenza, intanto perché non è riconoscibile subito, perché nasce all'interno di famiglie dove immediatamente non si riesce a capire che c'è un disagio così forte, perché viene nascosto, perché provoca disagi fortissimi anche all'interno di quelle famiglie che pagano chiaramente lo scotto di una patologia poco conosciuta, poco trattata, poco riconosciuta. L'occasione di oggi è quella di parlarne, ma anche di interrogarsi fra operatori e parlarne con chi queste cose le vive, quindi con i familiari o con le persone che hanno vissuto o vivono situazioni di questo genere. In realtà il gioco è una grande risorsa. Non è un problema, non è una patologia, lo diventa quando diventa una dipendenza, quando anche quando provoca, provoca non solo una dipendenza ma provoca anche problemi all'interno della propria vita e quindi con ricadute nella propria famiglia, non si riesce a farne a meno. Qualsiasi tipo di dipendenza non è patologia se non crea un problema, cioè se non ci si riesce a sottrarre da quella dipendenza. Per cui è su questo che noi oggi vogliamo ragionare, lo facciamo insieme al CSV con cui abbiamo una collaborazione ormai costante e lo facciamo sotto più punti di vista, quindi sia da un punto di vista professionale ma anche da un punto di vista sociologico, sociale e di attenzione ad un fenomeno che purtroppo si sta diffondendo sempre di più. Beh, in realtà non è facile fare una stima dei numeri perché non ci sono ancora rilevazioni e statistiche serie. Sappiamo che siamo nella città dove ci sta una forte concentrazione di sale, gioco e scommessa, dove ci sono molti giocatori e dove c'è anche una criminalità organizzata che guarda il gioco d'azzardo con attenzione sul circuito illegale. Quindi oggi vogliamo parlare di un problema che non è soltanto un problema che si confina nelle storie personali di alcuni uomini o donne fragili, ma che sta interessando tutta la comunità, le famiglie, la convivenza, i luoghi, i servizi, e quindi ci interroghiamo che cosa può fare tutta la comunità, servizi sanitari e servizi sociali, i servizi che riguardano gli esercenti come piuttosto il mondo del volontariato, perché tutti insieme possiamo stabilire delle modalità di lavoro e provare a diffondere una cultura della responsabilità. Il convegno si è aperto con un serious game e la partecipazione dei familiari di alcuni soggetti affetti da ludopatia, che hanno fornito al pubblico un momento di riflessione sulla promozione di politiche e azioni concrete per contrastare questo odioso fenomeno. Fare come ha fatto il Comune di Napoli, cioè regolamentare l'offerta di gioco lecito, pensare di offrire strumenti per i giocatori per autogovernare la spinta al gioco, stabilire patti con l'ASL e con i gestori delle sale da gioco affinché il gioco lecito rimanga gioco e non sconfini mai nella patologia. Sì, con un voto unanime del Consiglio Comunale, cosa importante, noi abbiamo regolamentato l'offerta di gioco, massimo 8 ore al giorno, con una precisa fascia oraria che cerca di evitare la
presenza di minori nelle sale da giochi dove si offre gioco lecito, soprattutto devo dire insieme a questo una grande azione che ha intessuto una rete di relazioni e di rapporti importanti, perché è importante sostenere l'azione del sindaco, della giunta e del consiglio comunale, un ruolo importante anche a livello nazionale. Siamo la città, devo dire, da questo punto di vista più all'avanguardia, soprattutto perché noi abbiamo scelto la strada non di chi impedisce, ma di chi aiuta le persone ad avere strumenti per governare il proprio progetto di vita, che è il modo migliore per aiutare le persone che rischiano di cadere nel gioco patologico. E mi creda, sono tante e tante famiglie, tanti giovani rovinati per una volta per tutte. Un giorno per giocare feci una rapida nel supermercato del paese con la pistola a giocattolo. Andai dalla cassiera con un cartello nel quale minacciavo di uccidere tutti se non mi fossero stati dati i soldi della cassa. Ero così lontana da altri criminali che feci tutto questo pure a volto scoperto. La cassiera chiamò subito la polizia, che è arrivata sul posto mi arrestò.